contento di alcuni saluti. Allora, il primo, io non sono meno galante di loro, ma sono opposto al tavolo, quindi saluto donna Assunta Almirante, Giuliana, e sono arrivato io, saluto anche la Zarina Mollicone che è in fondo, mi fa piacere che siano con noi a ricordare la nobile figura di Mirko Tremaglia. Vi do anche lettura di due saluti che mi fa piacere potervi leggere. Il primo è del presidente della Fondazione AN, il senatore Franco Mugnai, che ci dice che indifferibili impegni professionali non gli consentono di essere con noi. L'occasione però dice che è gradita per esprimere a nome mio di tutta la Fondazione AN i sentiti auguri per il riconoscimento che il Comitato Tricolore ha ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri, quale organizzazione assieme ad altre sette tra le più rappresentative dell'immigrazione italiana, ottenendo la nomina di un suo rappresentante all'interno del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Sono dispiaciuto e rammaricato di non poter essere con voi. Il tema del convegno affonda infatti le sue radici nelle storiche battaglie condotte in primis dal caro Mirko Tremaglia, che poi ha militato, come noto a tutti, nelle file della MSI prima e di Alleanza Nazionale poi. Proprio i valori, gli ideali, i principi che hanno animato queste battaglie, al pari di tante altre della MSI di AN, costituiscono oggi il patrimonio ideale che la Fondazione Alleanza Nazionale custodisce, difende e valorizza in ogni contesto. L'onorevole Mirko Tremaglia, dice ancora Mugnai, ci ha dapprima trasmesso e poi definitivamente lasciato un'importante eredità politica e morale. Consentire a milioni di italiani emigrati all'estero di poter partecipare al processo di sviluppo e di internazionalizzazione della nostra cara Italia, accendendo quindi i riflettori su tale realtà che per anni risultava navigare nel limbo del dimenticatoio. Tale partecipazione attiva degli italiani all'estero è stata resa possibile sia grazie alla nascita del Comitato Tricolore, sia grazie alle lunghe e estenuanti battaglie parlamentari culminate nella legge dello Stato italiano, con la quale lo Stato italiano sancisce il diritto per tutti i connazionali residenti all'estero di votare per il rinnovo del Parlamento italiano. Grazie Mirko per tutto ciò che hai fatto, grazie perché senza la tua tenacia, la tua sagacia politica, la tua completa e assidua dedizione per questa giusta e sacrosanta battaglia, oggi staremo ancora a parlare dell'opportunità o meno di agire in tal senso. Bene, il più Mirko e tutti voi l'avete fatto nel solco tracciato, ora occorre più che mai lavorare per allargare i confini dei diritti in favore dei nostri connazionali che per ragioni varie, a volte anche per soluzioni estreme, emigrano con la speranza di albergare i propri destini in vivi migliori. Con questo auspicio tengo a far giungere a tutti voi i miei più sentiti auguri, eccetera. E questo era il senatore Mugnai. Ci ha mandato anche un messaggio il senatore Amoruso, che dice che un impegno istituzionale in Zambia, piuttosto lontano, impedisce di prendere parte a un interessante dibattito. Dice però che il ruolo degli italiani all'estero è ormai un dato certo e incontrovertibile, ma accanto alle problematiche relative alla quotidianità, come quelle in cui si discuterà analiticamente nel presidio del seminario per il nostro team, preme sottolineare la specificità rappresentata dal Mediterraneo, in cui l'Italia e gli italiani possono rappresentare davvero un molo naturale piazzato tra gli stati che si affacciano sul mare nostro. Mi riferisco al supporto sociale, politico e personale che possono offrire per la causa euro-mediterranea. In questa consapevolezza formulo agli organizzatori vi do auguri di buon lavoro. Finita questa parte dei saluti e dopo gli interventi anche istituzionali dei rappresentanti del Parlamento, io darei la parola a due testimoni che sotto il profilo giornalistico ci illustrano invece, voglio ricordare la figura di Mirko Tremaglia. Il primo è Massimo Magliaro, al quale cederò a breve la parola, che ricordiamo prima come storico capo ufficio stampa di Giorgio Almirante, ma poi gli italiani all'estero ricordano soprattutto perché fu l'unico direttore degno di questo nome a parlare agli italiani con Rai International di allora, quella che oggi si chiama Rai Italia. Quindi lascio la parola a Massimo Magliaro, che anche lui ha esigenze dovute a tempi stretti per altre cose, e immediatamente dopo, ma la presenterò dopo, a Tiziana Grassi, che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare anche nel corso della presentazione di questo suo ponderoso lavoro, il dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo, un lavoro straordinario per dati che ha raccolto, ma anche per l'intensità, vorrei dire proprio morale, di quello che è contenuto là dentro. Quindi la parola a questi due protagonisti, noi poi faremo parlare i nostri membri del CGE.
faremo parlare, perché ci tengo, siamo in attesa di notizie dall'ambasciatore Terzi che Redus a Torino dovrebbe arrivarci, ma mi ha fatto molto piacere invece avere anche con noi questa sera l'ambasciatore Casardi, che è stato il capo di gabinetto all'epoca del ministero di Mirko Tremaglia, e che mi fa piacere ora anche da parte sua fare non soltanto un ricordo, ma portare, come dire, portare altra legna ad ardere nell'ambito del nostro dibattito, e quindi, come dire, ne abbiamo ancora la parola a Massimo Magliaro. Grazie. Io più che sulla strada di Tremaglia, avrei detto sulle strade di Tremaglia, perché Mirko ne ha percorse nel mondo talmente tante, e ogni volta che tornava da questi viaggi nelle terre più sperdute ci raccontava le emozioni, gli echi, gli interessi che venivano fuori dall'America Latina all'Oceania, in tutte le varie parti d'Europa, fino all'America del Nord, l'Oriente. E ci raccontava questo anche dentro un partito che con lui scopriva questa dimensione che era nuova, che era una dimensione non praticata, non era un terreno non arato, per così dire. Tremaglia è stato un grande italiano, veramente un grande italiano. Questo suo percorrere le strade del mondo a me lo fa paragonare, per questo aspetto ovviamente, a un altro grande italiano che ha percorso le strade del nostro paese in lungo e largo per tutta la sua vita, Giorgio Almirante. Sono stati due pellegrini che hanno portato in giro per l'Italia uno, nel mondo l'altro, lo stesso verbo, lo stesso insieme di valori, lo stesso insieme di interessi, la stessa maniera di far amare questo paese, questa bandiera, con tutta la sua storia, tutte le sue tradizioni e tutte le sue prospettive. Per quanto riguarda Tremaglia, il dato più importante è un'apparente contraddizione, che non è una contraddizione se ci pensiamo bene. Lui era figlio della storia messina, una storia che dai primi passi della nascita del partito, quest'anno sono 70 anni che è nato l'MSI, il 26 dicembre, è stata una storia contrassegnata da non da spirito fazioso, ma da un grande spirito di pacificazione nazionale, di unità nazionale. E mi ha fatto molto piacere sentire le parole che ha detto Micheloni, che io conosco dagli anni andati, cioè di uno che non è della nostra famiglia politica, come ha giustamente lui rivendicato e sottolineato più volte, senza con questo doversi scusare per la non appartenenza a questa famiglia politica. Perché Tremaglia, ricordiamocelo, ha sempre insegnato a tutti quanti questo discorso della non faziosità, a noi per primi. Quando, quante volte la sera, verso mezzanotte, avevamo le telefonate a casa mia, lo chiamavano il zio Mirko al telefono, magari si stava andando a dormire, e lui, no perché tu sei il solito, bisogna capire che tutti quanti abbiamo il diritto di... Cioè aveva sempre questa dimensione larga e unitaria, fino al punto... E Michelone ha fatto bene a ricordarlo, che quando ci furono le prime elezioni, lui non voleva la lista di partito, lui voleva una lista unitaria, una lista, oggi diremmo in politichese corrente, civica degli italiani del mondo. Non era civica, non sarebbe stata civica, una lista non di partito. Per cui il fatto stesso che poi, una volta eletti i 18 parlamentari, i 12 più 6, tornavano ad abitare le case dei partiti di provenienza, lo vedeva come una contraddizione, un tradimento, uno svilimento della legge che lui aveva contribuito in maniera determinante, anche con altri, a portare a casa. Una legge che, mi dispiace avere ragione Migliorini ancora una volta, no scherzo ovviamente, una legge che lui ha cominciato a elaborare, a pensare, sulla quale ha cominciato a costruire articolo per articolo, almeno a livello di concezione filosofica, di teoria, quando era semplicemente un deputato. Ricordiamoci che il Comitato Tricolore è nato nel 68. Tremaglia è diventato il primo ministro repubblichino della storia d'Italia del dopoguerra, quanti anni dopo, a conclusione di questa marcia, di questo percorso, che lui ha cominciato da solo
insieme con il partito, con Almirante in particolare, ma con il partito di cui faceva parte, l'MSI, e basta, contro il voto di tutti quanti, perché c'era chi non ci credeva, c'era chi diceva che non era costituzionalmente corretta, lo ricorderai, no? C'è stata una battuta, devo fare una battaglia per un periodo per far convincere, per far capire a tutti quanti, di qualunque parrocchia fossero, i parlamentari, nelle varie commissioni, nei comitati, che se la Costituzione italiana riconosceva come riconosce il diritto al voto per i italiani all'estero, non prevede l'esercizio del diritto di voto. La sua legge è quella che prevede l'esercizio del diritto di voto. Lui quindi ha completato la Costituzione. Pensate, un repubblichino che completa la Costituzione repubblicana e ha portato a compimento una parte, un corpus che sarebbe stato non finito, una specie, non dico di aborto, ma un qualcosa di non finito. L'ha fatto lui. La sua legge è questa. Poi che l'attuazione della legge sia andata in maniera discutibile per tutti gli aspetti organizzativi, di garanzia dell'assistenza al voto, allo spoglio, questo è un altro discorso, è un altro aspetto del problema, che non dipende da chi ha concepito la legge, dipende da chi l'ha attuata, che è cosa diversa, cosa molto diversa. Per cui, quando, lo dico con molta franchezza tra di noi, perché rendere omaggio a Mirko Tremaglia vuol dire dirci la verità su queste cose, non raccontarci le fandonie. Quando anche l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi si aspettava da parte delle liste di destra, di centrodestra nel mondo, un risultato diverso, disse, visto che le cose sono così non ce ne importa nulla, o disse qualcosa del genere, non capì che si trattava di una conquista di carattere costituzionale, che era culturale, che era morale prima che politica. Tremaglia questo ha fatto. E io, per quanto mi riguarda, Roberto Menia mi chiedeva una testimonianza, la testimonianza che posso portare volentieri è che senza di lui la RAI International che abbiamo fatto in quegli anni e che ancora qualcuno nel mondo ricorda con molta simpatia, vero Formidan Castelli, non ci sarebbe stata. Cito soltanto un fatto, non è una opinione. Ero corrispondente da Parigi per il TG2 e l'allora direttore generale della RAI Celli, amico di D'Alema, però un grandissimo direttore generale, una persona molto in gamba, che io ho sempre molto stimato e stimo tuttora, mi chiamò perché il direttore dell'allora RAI International era un collega che non c'è più, Roberto Morrone, che era un fedelissimo di Veltroni e aveva fatto i passi più lunghi della gamba dal punto di vista amministrativo, nella gestione, non alludo a cose illecite. Fatto sta che il bilancio di questa struttura RAI era un bilancio assolutamente deficitario, c'erano debiti a rotta di collo. Mi chiamò Celli, mi disse, tu sei stato fatto vice direttore di RAI International in vista di una direzione, però io ti voglio comunicare, mi ricordo era una sera, era verso le 7 di sera a Viale Mazzini, ti voglio comunicare che io chiudo RAI International. Questo non lo sa nessuno di voi che lavoravate con me allora. Chiudo RAI International che costa troppo. Soltanto una manifestazione che viene fatta con quella gestione a Pechino costò cifre iperboliche. Dice, la RAI non è in grado di potersi permettere questo. Dice, per cui ti propongo di lasciare la vice direzione di RAI International, viene a fare il vice direttore del TG3. E qui fuori, mi ha detto, in attesa di questa nostra chiacchierata, c'è il direttore del TG3 che era Nitiodi e dice aspetta una risposta, ma allora che da subito dopo entrare, quindi dice, guarda, vattene dalla barca che affonda. Io disse Pierluigi, guarda, io stavo tanto bene a Parigi, mi ha chiamato, sono stato disposto a lasciare Parigi perché c'era in ballo RAI International, una struttura alla quale nessuno aveva creduto, io credo molto, perché ero influenzato dai discorsi di Tremaglia, perché credevo a questa dimensione degli italiani del mondo, per tutta una serie di ragioni anche mie. Per cui io gli ho detto testualmente, farò l'impossibile, ti farò la guerra interna e anche a livello parlamentare, ma tu RAI International non la chiuderai. Cosa ho fatto? Sono uscito, ho chiamato Mirko,
Dopo Dura ha fatto 85 interrogazioni, interpellanze, Zorato, il mondo si era mosso e si scatenò l'idea di Dio a livello parlamentare, per cui Celli non ebbe più il coraggio di andare avanti in questa azione di chiusura. Ma, quando io sono diventato direttore della International, c'era un vento in poppa che non avevo portato io, ovviamente. Non è che soffiavo sulle vele dell'Italia International, che era una barchettina. E che c'era in ballo la prima lezione di Italia nel mondo. Era la prima volta che si applicava questa nuova legge. Per cui c'era una chiamata alle armi di tutti quelli che lavoravano a Rai International per fare in modo che il prodotto e l'appeal, come si dice in gergo, verso l'Italia nel mondo fosse tale da poter diventare questo un vero canale di comunicazione con l'estero. Le cose dal punto di vista nostro, alludo a Sonia Castelli e a Tiziana Grassi, che allora lavoravano con me e a Rai International, con ruoli diversi ovviamente, ma lavoravano con me, siete voi testimoni del fatto che raccogliamo dei successi notevoli di cui ancora andiamo abbastanza fieri. Che è successo? È successo che siamo arrivati al capolinea, caro Michelini, perché l'azienda Rai ha rivelato che c'era una scarsa sensibilità, mettiamola così, elegantemente, diplomaticamente, verso la tematica, la problematica degli italiani nel mondo, è emersa un'altra verità, caro Roberto, che la Rai ha sempre concepito, soprattutto adesso, con Renzi, ma anche con chi era poco prima di Renzi, ha concepito la Rai per l'estero come soltanto una mucca da mungere per la convenzione con lo Stato, che dà soldi per fare un servizio pubblico che deve essere garantito anche all'estero. La conclusione, la Rai prende quei soldi, poi ha chiuso la International, ha chiuso Rai Corporation, sta chiudendo Rai World, ha limitato i corrispondenti all'estero, cioè la dimensione estera, internazionale della Rai è qualcosa di un peso, un fastidio, quanto vale tagliare, risparmiare e così via. Che vuol dire tagliare e chiudere Rai International? Vuol dire che quel po' di produzioni televisive e radiofoniche, soprattutto radiofoniche per la verità, che noi facevamo per gli italiani nel mondo, coinvolgendoli, andammo a fare, Tiziana se lo ricorderà, programmi a Toronto, a Pechino, a Johannesburg, a Montevideo, a Buenos Aires, a New York, a Montreal, a Vancouver, non sono stati più fatti, gli italiani nel mondo non sono stati più coinvolti. Vengono fatte piccole cosettine a livello di, proprio veramente di obolo, giusto per far vedere, ci siamo ancora, ma è una grande presa in giro. Noi facevamo in quel periodo una media quotidiana di 2 ore di produzione al giorno per tutto il mondo, sfalsati con palinsesti differenziati, con orari differenziati e anche con sottotitoli differenziati a seconda delle zone del mondo in cui si andava, con la punta massima che era la grande giostra di gol, la domenica, 5 ore di diretta in tutto il mondo, 5 ore. Tutta questa roba non c'è più. Ma non è che io lo dico per parlare di quello che fa, quanto eravamo belli noi, no. Farebbe ridere, sarebbe penoso a dir poco. Io lo dico con molta amarezza, perché il lavoro che abbiamo fatto allora e che avevamo lasciato convinti che continuasse è stato affidato nelle mani di alcune persone. Chi è amico di Prodi, Madaloni, chi è amico di non so chi, fatto sta che c'è stato un tracollo negli abbonati, a dimostrazione della non affidabilità. L'amico Arcobelli sa di cosa, di che numeri sto parlando. Quando io andai a New York per presiedere Rai Corporation, ho scoperto le lettere, una media di 25.000 disdette di abbonamento al mese dal pubblico degli Stati Uniti, parlo degli Stati Uniti, che scrivevano a Rai Corporation per dire questa roba non ci interessa, io disdico l'abbonamento. L'abbonamento era di $9.990 al mese, quindi $10, vogliamo $10. Fate un calcolo del danno economico che queste disdette hanno portato nelle casse della Rai, già esangui peraltro. Quando io ero direttore di questa roba, negli Stati Uniti, Vincenzo, c'erano 475.000 famiglie abbonate, moltiplicate per $10 arrotondo al mese, per 12 mesi erano il totale che chiunque di voi può fare, visto che io in matematica al liceo avevo 3, quindi non lo so fare. Quando sono andato via a New York io, erano scesi a 15.000 gli abbonati, e nessuno in Rai si è preoccupato di dire ma com'è questa emorragia?
Allora non solo non si è messo mano a correggere questo affondamento della barca, ma si è picconata la barca ancora di più fino a chiuderla. E allora, io qui non voglio buttare in politica, ma qui sono fatti aziendali che diventano politici, e poi anche culturali, e poi morali. Vuol dire che la RAI, il servizio pubblico italiano, non ha alcun interesse a fare il servizio pubblico per l'estero. Quando mandano all'estero quelle quattro cose che fanno tra l'altro pessimi ascolti in Italia, mandano qualcosa che all'estero non è più gradita, non è riconosciuta. Voi perché i figli di terza, quarta generazione, l'italiano a casa non lo parlano più. Secondo, perché sono prodotti che sono italiano-centrici, non coinvolgono il pubblico di destinazione. I programmi andrebbero fatti là, coinvolgendo la gente là, le aziende italiane che stanno là, e che quando io stavo a New York mi dicevano che erano disponibili a pagare pubblicità, sovvenzioni per sponsorizzazioni. Tutto questo la RAI, scusate, io la prima volta che dico queste cose in pubblico, me lo ha impedito con tanto di lettere di richiamo, perché io sai, in un Columbus Day, ci ricordiamo tutti il Columbus Day con Mirko, con Lito e Mirko, abbiamo fatto le cronache per anni, tre ore di telecronaca, un anno io, l'ultima è questa qua, questa sulla Quinta Strada, sì, questo vicino si vabbè, ho capito, e l'ultimo anno io ho fatto anche la pubblicità dentro queste tre ore dell'Italia, della MSC Procere e così via. La RAI mi ha mandato una lettera di richiamo, perché avevo usato far arrivare dei soldi nelle casse di Rente Corporation, e i soldi non arrivavano a Roma. Poi perché? Perché se vogliamo fare battute parliamo di mazzetti, non mi interessa questa roba, non mi interessa. È un dato di fatto che la RAI ha chiuso tutta questa roba all'estero. Quindi mi consentite una battuta, non la volevo fare ma mi viene poi di farla. Politica. Non venga più il signor Renzi a raccontarci che l'Italia nel mondo ha un bel viso, un bel voto. L'Italia nel mondo non esiste. Non esiste. Mi viene a parlare di fallimento per altre ragioni. Questo è un fallimento. Questo qui è un fallimento. Il fallimento della chiusura, dell'eliminazione dell'unico canale di comunicazione con gli italiani nel mondo, anche nelle generazioni successive a quello dei primi emigrati, che non ci sono più, sono rimasti pochi, sono residuali, con tutto il rispetto sacrosanto e doloroso che gli si deve, ma loro hanno nipoti, conipoti, i quali l'Italia la vedono come un posto dove andare casomai un mese d'estate a fare le vacanze, a mangiare bene, a vedere i capi, forse il Colosseo, se non ce lo butta giù l'Isis, o San Pietro, o cosa di questo genere. Basta, l'Italia è questo. Allora, per tenere il collegamento con questa realtà, che è una realtà che va cambiando di giorno in giorno, c'è un sistema che non è quello, come diceva Caruso prima, che è andato via, del giornale che arriva tre giorni dopo, no? Quando lui diceva a Germania arrivava il lunedì, il giornale del venerdì, in Australia non arrivava mai il giornale, in America c'era il Progresso Italoamericano che usciva anche uscire. Adesso c'è una cosa sola, internet e la televisione, non si scappa. Allora o si mette mano a questo, ma con una formula totalmente diversa da quella attuale, oppure tutto questo diventa così. E quindi il comitato tricolore, nel nome di Tremaglia, nel ricordo di Tremaglia, sulla strada questa volta al singolare di Tremaglia, cioè sulla dirittura che Tremaglia ha tracciato, deve continuare a giocare questi problemi, per esempio contro il CGE, il quale non solo si rende conto del vuoto in cui sta lavorando, parla ad altoparlanti che sono spenti, a microfoni che non ci sono. Questo era l'unico microfono che collegava l'Italia, la madre patria, alle comunità italiane, e poteva collegare con un'informazione di ritorno, come si diceva, no? Sembrano tematiche con la polvere sopra queste. Ah, quante volte abbiamo discusso alla Farnesina, tu ti ricorderai, informazione di ritorno, dovevamo cercare di avere degli spazi di informazione in Italia per raccontare quello che facevano e fanno le comunità italiane dell'America Latina, i ricercatori della Silicon Valley, oppure, che ne so, insomma, tutto quello che viene nel mondo di italiano, che è tantissimo, basta pensare alla NASA. Basta pensare alla NASA. Silenzio, silenzio, silenzio. Allora il compito del comitato di colore, non devo certamente dirlo io a voi, sulla strada di Tremaglia è quello di essere una spina nel fianco del CGE, di rompere le scatole al CGE come lo rompeva lui. E ha fatto bene Ciofi a dire tante volte sì, 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 se ci fosse stato Tremaglia tutto questo silenzio non ci sarebbe stato. Va risvegliato lo spirito
da rompiscatole di Tremaglia, di sano rompiscatole di Tremaglia, che ha portato però i risultati che allora abbiamo registrato e di cui oggi piangiamo la totale assenza. Grazie.